as hard as I can. It's been a year and more that I spent figuring out just how to survive. Nell'ambito delle iniziative di Andiamoci in Bici con il Comune di Collegno si è affrontato il tema dello spostamento casa-lavoro dei dipendenti comunali con l'obiettivo di individuare percorsi sicuri da percorrere quotidianamente, orientare possibili interventi da parte del Comune sulla viabilità, individuare possibili soluzioni per favorire questa scelta virtuosa. Attraverso interviste a campione di dipendenti del Comune si sono indagate le problematiche relative all'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti. Dunque, nei mesi estivi sostanzialmente la mia giornata lavorativa tipo è utilizzare la bicicletta per andare al lavoro, sia per una questione ecosostenibile e sia perché comunque ho la fortuna di lavorare nel posto dove risiedo e questo mi agevola nell'usare appunto la bicicletta. Ovviamente posso farlo soltanto nei mesi estivi perché in inverno mi è già capitato di prendermi degli acquazzoni, i colleghi lo sanno benissimo, e quindi lasciamo perdere l'inverno, magari usiamo la macchina. E ho un lavoro full time, quindi fino alle 5:30-6 circa sono in ufficio, dopodiché rientro sempre con la mia bicicletta a casa e la bicicletta fornita dal comune oppure usa la No, uso la mia bicicletta. Sì, sì, sì. Ho la tessera tow bike e una stazione tow bike di Collegno è proprio sotto casa mia, quindi sarebbe anche comodo usare la tow bike, però quella la uso più che altro in centro, a Torino centro. Collegno preferisco la mia. Io non riesco a venire in bici a lavorare perché in strada del Gervido non esiste una pista ciclabile. Come quello? Sì. Hanno fatto la pista ciclabile in un pezzo di strada del Gervido fino agli orti comunali. Mm-hmm. Però dagli orti comunali a casa mia c'è un bel pezzo e la strada è brutta perché ha doppio senso di circolazione. Non c'è un margine. Sì, sì, sì. Io devo attraversare il corso alla mano e poi passo davanti al golf club, insomma, e faccio ancora un pezzo e poi inizio perché ci sono gli orti comunali. Ma tutto questo pezzo qua dove le macchine vanno veloci, non ci sono semafori, quindi non ci sono dei rallentamenti, non c'è un margine, e tutto questo qua questo pezzo non è coperto con una pista ciclabile, quindi io sono qualche anno che sto aspettando una pista ciclabile per abbandonare la macchina e compatibilmente col tempo, insomma, comunque venire in bici, che mi piacerebbe molto di più. Questo materiale ha aggiunto dati qualitativi di supporto a quelli raccolti da un questionario fornito dalla provincia e diffuso dal Comune di Collegno ai suoi dipendenti. Le interviste sono state realizzate con la collaborazione dei ragazzi di Piazza Ragazzabile, favorendo una presa di coscienza da parte dei più giovani, rendendoli parte attiva del processo di miglioramento del proprio comune e creando un'occasione di incontro stimolante sia per l'amministrazione che per i giovani cittadini. Siamo qua, dietro di noi c'è Strada del Portone, abbiamo fatto questo percorso fino a qua per testare una strada abbastanza lunga di una impiegata che lavora per il comune e stiamo adesso testando se funziona la strada. Infatti adesso proveremo anche un percorso sterrato per tagliare un pezzo perché sennò diventerebbe troppo lunga e anche stancante, diciamo. Ed è un pezzo in sicurezza. Ed è un pezzo in sicurezza perché non circolano macchine e passeremo verso questa cascina, speriamo che i signori ci aprano anche il portone che io lo vedo chiuso. In base alle segnalazioni raccolte sono stati effettuati i relativi sopralluoghi sul territorio della zona ovest, Collegno, Rivalta, Rivoli, eccetera, grazie ai quali è stato possibile indicare ai dipendenti un percorso sicuro da percorrere quotidianamente o segnalare al comune percorsi che necessitavano degli interventi sulle infrastrutture. Siamo sulla rotonda di Grugliasco, Grugliasco, che si trova presso Corso alla Mano. Abbiamo percorso il nostro tragitto partendo dal concentro di Controcè, abbiamo oltrepassato il parco della chiesa, abbiamo fatto il sottopasso di via San Massimo, quello vecchio, e siamo arrivati al punto del viale di Grugliasco, il viale di Gramsci,
per verificare che ci fosse effettivamente il senso che abbiamo fatto questo luogo. Cioè, effettivamente i passaggi ci sono. Andiamoci in bici è un progetto ideato dalla provincia di Torino con la collaborazione della ciclo officina popolare del Checky Point per supportare azioni di mobility management nelle aziende a favore della mobilità ciclabile. Piazza Ragazzabile è un cantiere laboratorio di ecologia urbana che coinvolge ragazzi di età compresa tra i 14 e i 17 anni, impegnandoli in attività di pubblica utilità per il proprio comune.